Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come va? Tutto bene? Oggi andremo a vedere gli acquisti pazzi che ho fatto alla Maison du Monde di recente. Acquisti natalizi. E dovete sapere che il Natale è la mia festività preferita, supera il compleanno, Halloween, tutto, supera tutto. Cioè proprio Natale è uno state of mind perché proprio mi dà l'idea di famiglia, mi dà l'idea di stare insieme davanti al focolare. E quindi non c'è momento dell'anno migliore per andare a fare shopping per me. Per andare a comprare qualche cosina per decorare appunto la casa, nel mio caso la camera. E quindi oggi vi farò vedere tutte le cosine che sono riuscita a reperire alla Maison du Monde e vi dico già, correte e accaparratevi queste cose bellissime. Partiamo con il botto. La prima cosa è questa candela con l'omino di pan di zenzero in questa bella tazza. Non so se l'accenderò mai, non credo, ma appena l'ho vista ho detto no vabbè, cioè ci siamo superati, una meraviglia, ve lo giuro. A parte che io sono un'appassionata del pan di zenzero, lo mangerei in continuazione tutto l'anno, ma se a Natale mi fate la candela con l'omino di pan di zenzero, ragazzi, avete vinto tutto. L'ho pagata 6,99 ed è molto carina perché ha anche questo laccetto con scritto Gingerbread Man. È proprio fatta bene, è davvero carinissima e su una mensolina, secondo me, sta benissimo nel periodo natalizio. Come seconda cosa vi faccio vedere una pallina ed è questa qui. Guardate bene. È molto carina, con tutti questi dettagli glitterati, con questi candy cane e com'è che si chiama quella pianta con le palline rosse? Poi di vetro. L'unica cosa è che mi toccherà appenderla al lampadario invece che all'albero perché il signor gatto, il signor Mais, che a breve diventerà la mascotte di questo canale e che vi farò conoscere, e me la romperebbe nel giro di 3-2-1, quindi insomma l'ho voluta comprare perché era troppo carina, ma so già come andrebbe a finire. Ecco qua un'altra pallina che ho comprato. C'è scritto sopra Merry Christmas con dentro un rametto di vischio. E questa l'ho pensata proprio per appenderla e ogni volta che ci passi sotto bisogna darsi un bacino. E niente, sono troppo felice di questi acquisti di palline. Questa l'ho pagata 2,59 e l'altra, quella un po' più grande, sempre di vetro, l'ho pagata 3,99. Direi prezzo abbastanza onesto, ovviamente essendo la Maison du Monde che di solito, insomma, non c'è nulla di cheap, quindi top. La prossima cosa è questo bellissimo alberello trick. È troppo carino, tutto innevato, con questo sacco di juta per tenerlo fermo e vi devo dire che messo su una scrivania, su una mensolina, vicino a qualche candela, sempre natalizia, secondo me fa la sua porca figura. È molto carino ed è fatto davvero molto bene. Questo l'ho pagato 5,99 se non sbaglio, perché non sono riuscita a trovarlo sul sito per recuperare il prezzo, non so perché, ma comunque direi che ne vale la pena. Un'altra cosa, ecco, questa è stata la pigrizia farmele comprare, perché in realtà potevo farmele anche da sola. Sono queste pigne innevate, sempre. Ovviamente sono banalmente dipinte di bianco con della pittura, cosa che potevo fare anche da sola. Però ho detto, non ho la pittura, non ho tempo di andare a cercare le pigne, non ho voglia di dipingere le pigne, quindi ho detto, per 2 euro, sai che glieli do, così li metterò nel mio bel contenitore
dove tengo le candele, metterò ora quelle natalizie, e dove tengo il mio purpurri insieme alle candele normali durante l'anno. E adesso ci metterò queste belle pigne innevate con le mie candele. Sono troppo contenta, sono già pronta per decorare la camera. Non l'ho ancora fatto perché appunto volevo prima fare questo video. E magari vi farò vedere poi dopo come ho deciso di mettere tutte le cose. Passiamo a un altro pezzo forte che è... questa bellissima teca, che si illumina dentro a tutte le lucine. La base diciamo che è simil tronco, con sopra questa teca che contiene le lucine, dove sono applicati tutti questi brillantini, non so se si vede dal video, e in cui ci sono questi alberi, le renne, e proprio mi dà l'idea del paese di Babbo Natale. Molto bello, e proprio mi dà delle Christmas vibes top, quindi ho detto perché non comprarlo. Questo l'ho pagato 12,99, insomma non me l'ha regalato per essere una mini bajour con la pila, però ragazzi ne vale la pena, cioè vabbè, ne vale la pena per tutto ciò che riguarda il Natale, cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo dire? Non prendiamoci in giro. Altro pezzo forte, qua proprio mi supero. Ho comprato questo albero candela, raga è gigante, è più grande della mia faccia tra un po', è bellissimo e poi come potete vedere è pieno di brillantini che lo rendono proprio un classico albero innevato. E niente che dire, è troppo bello, cioè quest'anno la Maison du Monde con le candele proprio veramente ha dato il meglio di sé. Questo molto bello l'ho pagato 9,99. Ma direi che ne vale la pena. Non credo che accenderò neanche questa, però, cioè, secondo me è troppo bello come soprammobile natalizio. Cioè, ah, mi si riempie il cuore di gioia. Altra cosa che ho comprato è questo bellissimo alberello, che è fatto come quello che avete visto prima, verde, ma in bianco e decisamente in miniatura. Metto a confronto i due e guardate, la madre e il figlio. Se riuscite a vedere, è tutto un po' opalescente, un po' brillantoso, per questo che ha attirato la mia attenzione. Poi costava pochissimo, solo 1,90€, ed è una candelina troppo carina, troppo natalizia, come possiamo farcela scappare, o no? Siamo arrivati all'ultimo pezzo della collezione e finiamo con il botto, direi. Perché ho comprato questo alberello tutto glitterato in acciaio, che insomma fa la sua figura come soprammobile. All'inizio l'avevo comprato dicendo vabbè, cosa mi compro, un albero per la camera in cui appendere le palline? Beh, ho già cambiato idea e lo comprerò lo stesso a breve. Vabbè, avevo detto, vabbè, non mi compro l'albero, metto questo soprammobile, no? Come albero. Vabbè, vuol dire che avrò due alberi. E niente, è molto carino, di qualità si sente, comunque ha un po' il suo peso. E questo l'ho pagato 5,50, insomma anche questo non l'ho trovato sul sito, per il prezzo. Fatemi sapere anche di questo, come di tutto il resto, se vi piace. Bene, questo è la mensolina finita. Vi faccio anche un primo piano con questo bel flash per farvi vedere per bene il brilluccichio di questo meraviglioso alberello e di questo piccolino qui. Le pigne le ho disposte un po' così per dare l'effetto natalizio. E poi ecco qui, bellissimo alberello piccolino. Ed ecco l'altro angolo natalizio. Secondo me spacca, proprio bello. Sta proprio bene. Sono indecisa su quell'alberello lì, sul trampolo. Però io direi molto bene. Con in primo piano il mio bel... pan di zenzero,
ma direi top. Bene ragazzi, siamo arrivati anche oggi alla fine del video. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate like, mi raccomando, e iscrivetevi. Commentate. Se avete capito la cheat, proprio top. Vabbè, a parte gli scherzi, spero davvero che il video vi sia tornato utile e che vi sia piaciuto. Lascio tutto nell'info box se volete andare a guardarci. Io vi aspetto al prossimo video, mi raccomando, e ciao!